Il dottor Franco Mascia è il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caserta e Sì. quindi è l'ospite di questo evento, L'ospitante. l'ospitante di Sì. questo evento. La scelta di Caserta e di questo meraviglioso luogo che è la Reggia, ha un significato Io particolare? penso di sì, ma ha un duplice significato secondo me. Il primo è che la federazione ha fatto una scelta secondo me giusta, quello di avvicinarsi con la professione anche alla periferia, quindi c'è stato un programma che Amedeo Bianco, il presidente della federazione del Comitato Centrale, ha già programmato circa 2 anni fa, in cui sono stati previsti convegni e sedute del Consiglio Nazionale itineranti, tant'è vero che si è iniziato con Cagliari, poi Udine, adesso toccava a Caserta. Quello che a me ha fatto molto piacere è che la scelta poi su Caserta è stata fatta dando un compito organizzativo, però su un tema così importante che veramente si è rilevato, forse veramente non solo moderna, ma anche diciamo così interessantissima, quindi di grossa rilevanza, e quindi questo ci ha fatto molto molto piacere. Il compito organizzativo è stato duro, però spero che siamo riusciti a portare a termine i nostri compiti in maniera adeguata. Da ospite di questa struttura posso dire di sì, perché la visita alla Reggia, poter svolgere i lavori in un luogo così Sì. bello, ha reso sicuramente più piacevole per tutti la partecipazione e i lavori sono stati particolarmente interessanti. La Campania è purtroppo una delle realtà dove la presenza delle donne nella professione medica è più ridotta e quindi conseguentemente è anche più ridotta la loro presenza nelle rappresentanze Ordinistica. ordinistiche. Lei pensa di poter agire in qualche modo Ma guardi, io per penso di sì, contribuire? perché la spinta, diciamo, sarà naturale. Esiste con dei calcoli che abbiamo già fatto, se ci riportiamo 10 anni fa abbiamo il 22% di donne iscritte, oggi siamo al 35%, quindi in Campania come totale. Quindi ci poniamo in una media nazionale anche abbastanza alta rispetto ad altre regioni. La prima è la Sardegna, l'ultima è la Sicilia, ma la Sicilia all'8 noi siamo ben molto più alti. Allora il discorso è questo, cioè compensare questo squilibrio dipende da due fattori secondo me, un po' la sensibilità di poter approntare delle eventuali liste che normalmente si fanno, garantendo di fatto una presenza in una quota che deve essere secondo me molto molto più ampia. E secondo anche secondo me del metodo della metodologia di voto che oggi esiste, che perché è una metodologia un po' limitante in quanto c'è una composizione, diciamo, di liste che è molto forte, certe volte come espressione sindacale, e siccome l'impegno sindacale è prevalentemente un impegno maschile nella professione oggi, da questi quadri non ne emergono figure molto, perché le donne medico purtroppo non solo sono impegnate professionalmente, ma sono impegnate anche nel campo familiare, quindi questo è uno dei motivi per cui questa difficoltà di progressione, ecco, diciamo così, di carriera nei sindacati si ripercuote anche direttamente su quelle che sono poi le Le rappresentanze rappresentanze ordinistiche, questo è. Però quando i numeri diventeranno quelli che diventeranno, perché oggi veramente siamo al 70% di iscritte donne, anche noi, annualmente, su 100 che iscriviamo, 70 sono donne. Io penso che ci sarà sicuramente una possibilità non solo maggiore per un fatto numerico, che sarà sicuramente così, ma proprio anche una presa di coscienza di affermare quello che qui oggi si è discusso, che le donne dovranno lavorare in un contesto lavorativo diverso da quello che noi abbiamo oggi da un punto di vista organizzativo, perché sono adattate a un modello estremamente di lavoro maschile. E quindi sarà un'esigenza che verrà fuori e quindi sarà portata sempre più con maggiore diciamo, importanza. Si è visto già oggi che sono venuti fuori delle istanze forti e delle prese di coscienza molto forti. Quindi il compito però della federazione è traghettare questo, cioè programmarlo e dare, diciamo così, non delle risposte immediate, ma certamente avere una finalità di dover interloquire con quelle che sono poi altre istituzioni, che possono essere sia di fatto le regioni sia il ministero, per tirare fuori un programma, diciamo così, operativo che potrà essere applicato nel futuro,
immaginare veramente livelli organizzativi nelle strutture sanitarie o nella professione un po' diverse da quello che abbiamo adesso. E più capaci di accogliere le donne. E soprattutto più capaci di accogliere le donne e di dare risposta a quella che è anche un'esigenza che esiste, di fatto è che una donna non è solo una professionista, ma spesso è una madre. Questa è una cosa che è importante, è un ruolo che secondo me non va mortificato, perché anzi va tutelato e deve essere sicuramente tutelato. Quindi bisogna dare una visione effettivamente un po' diversa a quella che è la professione oggi. Grazie. Grazie a lei.